Beh, indubbiamente è emozionante vedere che si è realizzata, anche se non è finita ancora la pittura, ma si è realizzata la parte più importante, che è la struttura del radiotelescopio e alcuni ricevitori di segnale pronti per farlo, come dire, farlo entrare nel ruolo di oggetto scientifico vero. È emozionante perché? Perché è passato un tempo non piccolo. Diciamo, dalla prima idea iniziale sono passati circa 20-22 anni e quindi insomma è importante, come dire, emozionante vedere che qualche cosa che uno aveva pensato fosse essenziale per vari motivi scientifici poi è stato realizzato. Quindi non posso altro che ringraziare coloro che poi operativamente tanto tempo l'hanno portato avanti dal punto di vista pratico anche questo strumento. Questo dimostra che la scienza può fare riunire assieme gli uomini, gli sforzi, quando dico uomini intendo uomini e donne, insomma uomini nel senso di specie, e li può riunire assieme per un discorso che è valido per tutti. Questo è il punto importante. La scienza è comunicazione e controllo di quello che possiamo sperimentare. Noi interroghiamo la natura, ma non ne raccontiamo in modo strano. Andiamo a verificare se quello che noi pensiamo essere il comportamento poi è verificato ogni volta, e siamo disposti a cambiare le nostre idee quando vediamo che non è verificato. Quindi il grande linguaggio della scienza, che dovrebbe unire, come ho detto nel breve discorso di oggi, dovrebbe riunire in particolare tutti gli uomini, sempre con la V maiuscola, e soprattutto i giovani che sono il futuro.